Un ringraziamento a tutte le persone che hanno fatto sì che oggi ci sia, voglio dire, questo ricordo importante di quest'uomo che tanto ha dato a Col di Rodi, a Sanremo, ma soprattutto alla nostra nazione. Un uomo veramente importante, una figura religiosa, ma amata da tutti, dai religiosi e non religiosi. Dunque grazie a tutte queste persone che hanno collaborato. Grazie, voglio dire, alla bellissima cerimonia organizzata oggi e mi auguro che questa statua possa rimanere un ricordo per tutti questi ragazzi che sono qua presenti oggi, proprio a sottolineare, voglio dire, il futuro della nostra terra. Oggi è un giorno importante per i giovani, perché ho visto centinaia di ragazzi stamattina protestare per l'ambiente. Credo che sia un segnale importante. Vediamo tanti giovani qua presenti per sottolineare con noi questo momento. Ecco, ci fa ben sperare tutto questo. In origine Ospedaletti erano proprio quattro case, era poco più di un borgo marinaro e comune di Col di Rodi. Ospedaletti era sotto Col di Rodi. Poi è stata la Colla comune di Ospedaletti ed oggi è comune di Sanremo, Ospedaletti per conto suo. Anche voi Ospedaletti avete una via Padre Semeria. Anche noi Ospedaletti abbiamo una via Padre Semeria e io ero stato presente alla cerimonia circa un anno fa dove era stata interrata una pergamena sottoscritta. E oggi sono particolarmente onorato e parlo a nome ovviamente non solo personale ma di tutta l'amministrazione di essere presente a questa cerimonia dove è stata collocata di Padre Semeria, una figura che sicuramente è nei cuori dei sanremaschi, dei collantini e certamente anche degli ospedalettesi.